Buonasera, benvenuti a questo incontro del giovedì con Federica Tiziani Colonna, che è redattrice dell'Ateo e traduttrice, questa è poi la, diciamo così, la referenza particolare per questa serata, la traduttrice del libro di Toland sui pazzi, che è stato pubblicato recentemente. Lo facciamo vedere così anche chi vedrà poi la registrazione potrà acquisirlo, è un gradino, è giusto? Esatto. E niente, il tema della serata appunto è Ipazia, e do la parola alla relatrice, non aggiungo altro prima di dire le solite cose, ride il caso, lo farò più di me. Allora, grazie. Innanzitutto penso sia il caso di domandarci perché ci interessa la figura di Ipazia, noi come UAR, come Atei, anche noi come cittadini del 2010 anche. E, dunque, Ipazia chi era? Ipazia è stata una scienziata, un'astronoma, una matematica e una filosofa vissuta fra il IV e il V secolo d.C. Ci interessa principalmente, ma non solo per questo vorrei dimostrarvelo questa sera, perché è stata uccisa per mano di cattolici, come almeno li definisce Toland. In ogni caso, il libro che presento l'ho tradotto dall'inglese ed è, dunque, Ipazia è una sezione, la terza sezione di un'opera molto più ampia di Toland. Quindi prima di tutto vorrei raccontarvi questa sera chi fosse Ipazia e chi era Toland, perché Toland nel Settecento si interessa a questo personaggio. Allora, Ipazia, dicevo, è figlia di un matematico, Dione, che decide di istruire sua figlia non secondo i costumi dell'epoca, appunto dandole un'istruzione tipicamente femminile, ma in modo un po' diverso. E vorrei leggervi un brevissimo passo in cui Toland ci racconta proprio questo. Appunto, Teone, secondo i costumi dell'epoca, o piuttosto spinto dall'incoraggiamento che gli giungeva dal genio della fanciulla, egli educò sua figlia non solamente in tutto quanto riguardasse il suo sesso, ma la spinse anche allo studio delle scienze più astruse, le quali sono considerate occupazione tipicamente maschile, in quanto richiedono troppa fatica e troppa applicazione per la delicata costituzione delle donne. Ecco, allora possiamo immaginare fra il IV e il V secolo ad Alessandria d'Egitto, la città che diede i natali ad Ipazia, e non solo, peraltro è una città molto vivace dal punto di vista intellettuale, c'era una biblioteca molto notevole. Ecco, possiamo cercare di capire quale fosse il ruolo della donna nell'Alessandria d'Egitto del IV-V secolo d.C., quindi dell'epoca che viene definita come tardo antico. Naturalmente le donne vivevano in una condizione di inferiorità rispetto al ruolo che invece era svolto nella società dall'uomo. Appunto, venivano educate alle faccende domestiche, possiamo dirla così, erano relegate nel trattare l'economia domestica, senza che potessero partecipare alla vita politica e alla vita intellettuale della città. Dunque la figura di Ipazia interessa a noi oggi ed interessava a Toland, forse questo è proprio il fattore fondamentale, perché già nel 1720, ma anche prima, Toland si interessa del ruolo della figura femminile. Appunto, è interessante proprio per questo, perché Ipazia era una donna di scienza, era una filosofa che ricopriva anche un ruolo importante nella società, perché era capo della scuola platonica, da donna, e questo va sottolineato costantemente, e perché, come un oracolo, ci racconta Toland, era interrogata dai magistrati, dai politici della sua città. Peraltro aveva un ottimo rapporto con Oreste. Oreste era il prefetto augustale, vale a dire il reggente della città di Alessandria, mandato dall'imperatore. Appunto, aveva ottimi rapporti con tutti, e proprio questo naturalmente ci fa capire come appunto il ruolo di questa donna fosse evidentemente riconosciuto da tutte le parti, tanto che Toland, nel ricostruire la storia e il personaggio di questa donna, si affida a fonti ecclesiastiche, di storici ecclesiastici, per varie ragioni, prima di tutto perché non c'erano altre fonti,
E poi, perché appunto le altre sono state fatte sparire, e poi proprio anche per mostrare come persino il nemico in un certo senso ne avesse un'ottima considerazione. Allora, chi era Toland? Dopodiché parlerò anche delle vicende della morte di Pazia, che sono interessanti tanto quanto, forse anche di più, rispetto alle vicende della vita di Pazia, di cui sappiamo poco. Toland nasce sul finire del 600, nella seconda metà del 600, in Irlanda, nasce cattolico. Si converte all'età di 16-17 anni al protestantesimo, quindi anche questa conversione in età così giovane è notevole, perché generalmente non tutti i giovani si interessano appunto in prima persona a questioni religiose, evidentemente era molto sentita. Toland, dicevo, si interessa di Pazia perché è affascinato dal ruolo della figura femminile come donna colta, donna intelligente. Partecipe anche della vita politica e si interessa della figura di Pazia perché Toland è un anticlericale e forse anche per questo che ne parliamo questa sera, no? Anticlericale naturalmente non vuol dire, naturalmente insomma, in questo caso, ma spesso è così, non vuol dire necessariamente ateo, tanto che Toland non era ateo. Toland conia il termine panteismo sui primi del Settecento, Toland, in un'opera sul socinianesimo, il socinianesimo era un'eresia molto interessante, antitrinitaria. Cosa il socinianesimo, si trattava di un gruppo... I fratelli Sozzini di Siena. Esatto, i sociniani erano un gruppo di eretici, antitrinitari, e per questo interessano a Toland. Ecco, dicevo, cioè, il titolo di quest'opera è molto lungo e non lo ricordo, anche perché non è mai stato tradotto in italiano. Però appunto Toland prende le difese dei sociniani, manda insomma, questa lettera sotto forma di lettera ad un amico e spiega, tenta di spiegare il socinianesimo da parte di un panteista, by a pantheist, è così che si definisce. Allora, penso sia il caso anche di parlare del fatto che appunto Toland da panteista, cioè non da ateo, è anticlericale. Come si coniugano, come si sposano queste due cose? Allora, cos'è panteismo, cos'è deismo, cos'è illuminismo razionale? Toland era vicino alla massoneria e soprattutto al partito dei radicali. Qualche decennio fa in realtà uscì un libro di Margaret Jacobs, si intitola L'illuminismo radicale, in cui appunto il personaggio di Toland viene portato quasi a bandiera di questo movimento, che pure non era ateistico, come ci si potrebbe aspettare, però era appunto un pensiero religioso molto forte che all'ateismo si avvicina, proprio perché appunto, sottolineando l'importanza di queste sette di eretici come i sociniani e trattando del divino più che di Dio, Toland può essere considerato sicuramente un eretico. Ecco. Cosa vuol dire panteismo, cosa vuol dire deismo, dicevamo? Devo aprire una parentesi che vi prometto durerà 2 minuti sulla filosofia moderna. Cartesio parla della materia come qualcosa di inanimato, inerte, cui Dio dà il movimento. Dio è un principio esterno, tanto che Pascal naturalmente gli obietta, ti sei creato questo Dio soltanto per dare un colpettino all'inizio, dopodiché te ne sei disfatto. Naturalmente Cartesio era religioso, quindi non è vero che si è disfatto di Dio, però in ogni caso questo è il ruolo di alcune filosofie, cioè mettere il principio del movimento all'esterno della materia. Chiudo la parentesi come avevo promesso. E in Toland naturalmente il movimento è intrinseco, ci sarà Leibniz e poi Newton che parleranno di forza. Ecco, tutte queste nozioni, movimento, forza, ci sono alcuni filosofi che le pongono all'esterno e quindi le fanno derivare da un principio estrinseco al mondo. Altri filosofi come Toland, e per questo ci interessano, è questo il punto quasi di innovazione, ma non proprio così innovativo, vi dirò perché. Alcuni filosofi invece che questi principi li pongono all'interno della materia, dunque non hanno bisogno di Dio. C'è questo principio di divino che anima la materia, anima il mondo, che però non è un Dio personale, è un principio di movimento, di appunto di vita, vitalistico. E proprio per questo, dicevo, il panteismo di Toland è sì un panteismo, cioè c'era proprio l'ateismo dentro, però si avvicina molto a... appunto ad una visione del mondo che non ha bisogno di un Dio personale. È per questo che ci interessa. Dicevamo, è protestante e anticlericale. Peraltro, perché non è del tutto così innovativo come ho detto? Perché
più o meno panteista, anche se il termine non esisteva ancora, era stato Giordano Bruno, tanto che questo è la testimonianza della comunione di idee fra Toland e Bruno. Toland traduce in inglese, in Inghilterra, un'opera di Bruno, quindi questo proprio a significare anche il fil rouge che lega questi due pensatori, proprio perché anche in Bruno Dio è presente. Sappiamo quale fu la fine di Giordano Bruno, un po' come la fine di Pazzi, anche se per ragioni diverse. Sappiamo quale fu appunto la fine di Giordano Bruno, ma Giordano Bruno impregna le sue opere di una divinità che è prepotente in un certo senso, però è una divinità che non va intesa come la intendiamo noi, appunto, come qualcosa che c'è del tutto aliena. È un principio divino che in un certo senso di cui neanche gli atei possono fare a meno, perché non possiamo immaginarci un mondo morto. Dobbiamo immaginarci un mondo un po' diverso, insomma.